Da oggi si può dipingere a pieni polmoni e si può anche vincere una cosa meravigliosa. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Tempo di recensioni su Arte per te. Oggi conosceremo un nuovo, almeno per me è nuovo, un nuovo prodotto. Un prodotto che mi è stato inviato dalla Winsor & Newton. Quindi non l'ho acquistato io, ma questo poco importa perché, come voi ben sapete, se un prodotto mi piace, io ve lo consiglio anche quando lavoro, quando facciamo i quadri, quando facciamo i nostri lavoretti. Lo sa bene l'attaccatutto e quello lo compro sempre a mie spese. Quando invece un prodotto non mi piace, sul canale Arte per te non troverete mai la dicitura "questa cosa mi fa schifo, questo prodotto non mi piace". Piuttosto io evito, non ne parlo, non lo uso, quindi non ve lo faccio vedere. In questo caso sono prodotti che non conoscevo e quindi mi ha fatto un sacco di piacere riceverli perché ho avuto modo di provarli. Provandoli mi sono piaciuti per diversi aspetti e quindi ho deciso di parlarvene. Ma non ho solo deciso di parlarvene, ho deciso anche di regalarveli. Sì, sarà un regalino leggermente intaccato dalla mia prova, però è pur sempre un regalo anche di un peso non indifferente. E che volete, non l'ho comprato io, quindi posso essere più generosa perché arriva da fonti ben più ricche di me. E allora, vi parlo oggi di una nuova gamma di colori, anzi, non so se è nuova, io non la conoscevo, di una gamma di colori ad olio molto particolari. Sono gli Artisan della Winsor & Newton. Gli Artisan della Winsor & Newton sono dei colori ad olio veramente speciali che faranno felici molti di voi, perché sono dei colori ad olio solubili in acqua. Avete capito bene? Finisce il problema delle allergie, finisce il problema di impuzzolentire casa, finiscono tanti problemi con gli Artisan. Quello che ho pensato appena mi sono arrivata, ho detto: vabbè, la resa non sarà splendida, sicuramente sarà una resa inferiore. E allora mi sono messa a provarli. E volete sapere com'è andata? Bene, spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo. Che bel tavolo ricco su Arte per te! Bene, tutti questi prodotti, dopo che li avrò provati, arriveranno nelle case di uno di voi. Intanto vediamo come si presentano. Allora, mi hanno mandato tre prodotti extra colore, cioè sono una vernice satinata, eccola qui. In un barattolino da 75, una boccetta da 75 ml. Questa non la proverò con voi perché naturalmente dovrei aspettare il tempo di asciugatura. Comunque, ho visto su internet in giro e l'effetto è appena satinato, molto bello, un effetto raffinato che spegne un poco la brillantezza del colore, lasciandone comunque la vividicità. Poi questo invece è un olio di cartamo, anche questo non lo userò, è un altro medium. E infine l'olio che invece andrò a provare, il medium che andrò a provare sarà lo standolio, lo standoil, che è appunto un olio di vino particolare. Tutti questi prodotti sono stati trattati in maniera tale da poter essere solubili e diluibili in acqua. Allora, e passiamo ai protagonisti. Mi sono arrivati questi due. Questo è l'opuscolo, che comunque non vi manderò perché tutto quello che c'è scritto qui andrò a metterlo sul mio blog, di cui trovate l'indirizzo nel box informazione. Quindi a disposizione di tutti potrete trovare una descrizione ed una recensione anche del prodotto che io ho potuto provare, di cui sto valutando quindi la resa nel tempo, perché se no non avrei potuto farvi una recensione, perché la Winsor & Newton, oltre al set grosso di colori, mi ha mandato anche altri due sample piccolini che io utilizzo per le mie prove. Quindi vedete, anche a me rimane qualcosa, non sono poi così generosa. Scherzo, questi mini tubi li uso per fare appunto, per vedere se quello che vi consiglio effettivamente è consigliabile oppure no. Quindi io da questi due, che sono un giallo e un blu, come potrete vedere, trarrò le mie conclusioni. Conclusioni che comunque sono parziali, perché ogni colore naturalmente ha una sua resa, come ben sapete in pittura.
Ma prima di parlarvene, perché ve ne parlerò nella seconda metà del video, vorrei proprio provarli con voi. Innanzitutto prendiamoci il nostro medium, un bel bicchiere d'acqua. Questa cosa è fantastica. A me questa cosa piace molto perché è una fascia di tutti, è una tela che io ho già preparato, ve la ricordate? Questa tela è quella che preparai per il quadretto dell'Etna, è una pseudo tavolozza, noi siamo di poche pretese. Vi apro ragazzi, mi dispiace, non li aprirei veramente, ve li regalerei in tonsi, però per fare una recensione bisogna provarli, li ne uso poco poco. Allora, un viola, Dioxazine Purple, eccolo qua. Poi mi hanno mandato un terra ombra. Vedete, anche la consistenza quando si spreme il tubetto è molto simile a quella dell'olio. Vedete che perde anche del medium oleoso? Perché è olio, è un olio diventato idrosolubile attraverso dei procedimenti chimici che io non so sintetizzarvi. Probabilmente sul sito della Winsor & Newton ci saranno descritti. Un giallo limone, ne metto un po' di più perché questo mi interessa vedere la coprenza e tutto. Un blu cobalto, un cadmio medio, un rosso cadmio medio. Su questi, devo essere sincera, la tentazione di tenermeli è stata forte, perché non li ho. Non ho né questi né la prossima serie che vi dice, ah, è un verde, ne è uscito un po' di più di questo. Non li ho, ma me li comprerò, non fa nulla se non li ho. Allora, un pennellino, userò un pennello a lingua di gatto, ma anche il bianco purtroppo in questo set non me l'hanno mandato, ma amen. È a caval donato, come si suol dire, non si guarda in bocca, è uno stand'olio, ma lo apriremo in un secondo momento perché prima voglio usarli puri. E allora, nella prima fila li andrò ad usare completamente puri, senza diluizioni. Vi avvicino così potete vedere. Allora, il rosso cadmio medio. Ottima copertura. Quindi vedete, copre la preparazione al primo passaggio. Si stende più facilmente del colore d'olio, diciamo che fa un film più sottile. Vedete, lascia anche meno prodotto, pur essendo molto molto coprente. Perfetto, bello, un bel rosso pieno, bello. Proviamo adesso con un po' di acqua, acqua, colore. Con l'acqua naturalmente la tonalità dovrebbe rimanere la stessa, ma la coprenza dovrebbe alleggerirsi leggermente. Quindi è vero, il film di colore si assottiglia, la coprenza rimane comunque buona, non abbondate troppo con l'acqua perché naturalmente come in tutti i colori, con tutti i medium, se esagerate col medium la stabilità del colore viene meno, quindi una giusta, una pucciatina con cui diluirlo. Bene, si stende molto, si stende quasi come un acrilico, come bellissimo, quasi come un acrilico, con la differenza che è lavorabile come un olio, quindi che ci sta di più per asciugare. E ci sta anche 2 giorni per asciugare, insomma. E a seconda come lo usate anche di più. Bello, bello anche così. Visto? Non si nota tanto la differenza. È una differenza che potrete notare da vicino perché cambia un po'
lo spessore, ecco, una buona coprenza, una buona coprenza. Belli. Proviamone un utilizzo differente con la spatolina, perché non tutti usano un modo stirato di usare il colore, alcuni lo usano in maniera materica. Regge la spatola scivola, perché come vi dicevo è molto... Io qui ho poco colore, vabbè, perché semmai questo lavoro poi lo rifaccio meglio con il verde che ne ho preso di più. Anzi, lo faccio con uno dei miei, vediamo. Lo faccio qui. Tac. E mischio, vedete? Un blu. No, molto bello, anche per la matricità. Elastico. Molto malleabile. Si fa togliere e rimettere facilmente, è una cosa stupenda e coprentissimo, veramente bello, mi piace fino ad ora, mi piace e non fa nessun odore, non fa nessun odore, inodore, totalmente inodore, bellissima questa cosa. Quindi anche la matricità si mantiene. Bello. Quindi chi vuole lavorare in modo materico può benissimo farlo, perché sono dei bei colori lucidi che rimangono molto molto materici ed elastici. Pulisco la spatolina, la intingo nel bicchiere d'acqua e poi con un fazzolettino di carta, tac. Faccio di nuovo e tac, faccio di nuovo e tac, e la spatolina è pulita. E questa è anche un grande pregio di questi colori. Continuiamo le nostre prove. Pulisco il pennello. Fantastico, vediamo come viene. Io sto solo sciacquandolo in acqua. Benissimo, pennello pulitissimo. Proviamo il blu puro. Ho asciugato il pennello. Un bel colore. Olè. E questo è il blu puro. Guardate che bei colori. Adesso addizioniamolo di acqua. Una pucciata, così scoliamo l'eccesso e misceliamolo. Pucciata, scoliamo l'eccesso, troppa. Ho abbondato questa volta. E misceliamo, chiudiamoci il nostro quadrato. Ho messo davvero tanta acqua, che ne so, doveste fare una velatura, regge bene. L'unica cosa che magari, se dovete fare dei dripping, quindi delle colature, state attenti, perché l'acqua naturalmente evapora meno velocemente, che ne so, della trementina, e quindi magari vi scola più di più, continua a scolare per più tempo. Tenete conto delle diverse delle diverse rese anche dei solventi, quindi l'acqua più che del colore, perché il colore è ottimo. Con l'acqua diventa, questo blu è meno coprente con l'acqua, ma io qui ho veramente versato una valanga di acqua. E adesso però voglio vedere con la spatola, guardate, è la stessa cosa, è veramente bello, la resa è ottima, il colore è bello, veramente veramente bello. E adesso per esempio vado a intingere col pennello ancora sporco di blu sul giallo e vado a farmi una sfumatura di verde, perché voglio vedere anche la resa della miscelazione.
stupenda, veloce, bellissima, verde fatto in un nanosecondo, stupendo, veramente dei bei colori, vi arriva un bel regalo a casa ragazzi. Proviamo, ancora dobbiamo provare, proviamo invece l'oro di verde, io l'ho fatto ma proviamo il loro, bellissimo, bello, molto bello. Comunque la palette dei colori è proprio uguale a quella dei colori ad olio. Molto belli, molto pigmentati, belli. Intingo il pennello nell'acqua e vi faccio vedere quindi il colore un po' più diluito. Bello, bello, bello. Mi piace. E pulisco. Provo il giallo. Non faccio disegni perché qui voglio vedere proprio il colore, non mi interessa. Il giallo puro. Ovviamente, essendo un colore chiaro, è un po' meno coprente. Bello pastoso. Sono pastosi questi colori, sono particolari perché sono pastosi ma veloci da... Ecco, hanno una lavorazione più veloce rispetto agli oli normali. Bello, bagniamo un po'. Vediamo che succede. Questo diventa molto molto trasparente, visto? Qua sono tutti senza medium ancora, eh? E anche questo, come gli altri, può essere tranquillamente lavorato a spatola, ve lo faccio vedere, ma penso che vi fidiate. Ne prendo poco. Avendo una texture più morbida, ecco, una texture più morbida, qua ho il giallo sporco col blu, avendo una texture più morbida l'appiattimento è più facile, quindi dovete mettere un attimino più di colore per coprire la grana della tela, che se no rimane un po' più evidente. Bene, che altro colore? Il terra ombra, quindi facciamo il terra ombra che è il mio colore d'elezione, lo uso moltissimo, molto 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 bello. È un colore un po' particolare per essere terra ombra, perché è molto scuro, è poco verde, diciamo così. Vediamolo un po' diluito. Sì, poco verde. Di solito i terra ombra sono più verde, non è neanche bruciato, quindi qui cambia un po' il colore rispetto, ma magari io non ho quelli della Winsor & Newton ad olio di questo colore, non mi ricordo, però io il terra ombra me lo aspetto più verdognolo, ma comunque molto bello. Unisco un po' di verde. Esatto, arriva il mio terra ombra, quello che io intendo per terra ombra, diciamo così. Bene, coprenza ottima e la bellezza di avere qui sopra un bicchiere d'acqua, vedete ora mi sono sporcata, la bellezza di sapere che non mi devo passare del petrolio sul corpo o del solvente sul corpo, vi dico che incentiva l'utilizzo di questi colori. Molto molto belli. Proviamo il viola da ultimo, sempre lo stesso pennellino. Io sto provando sempre lo stesso pennellino anche per farvi vedere che col bicchiere sporco d'acqua comunque lui va. Ed è il viola, eccolo qui, bello scuro, un viola tenace, coprentissimo, pastosissimo, cambia un po' la grana da colore a colore, naturalmente dipende anche dal tipo di pigmento che c'è dentro, ma questo succede in qualunque tipo di colore.
Bellissimo, questo è più spesso come colore. Questo è davvero similissimo ai colori ad olio. Stupendo, bagno un po'. E passo. E naturalmente il colore si schiarisce. Allora, ora vi voglio fare vedere una cosa. Ok, aperto lo stand'olio, ne verso una goccia al centro. Olè. E richiudo la boccetta. Benissimo. Quindi prendo sempre il mio pennello, pulito semplicemente con l'acqua, rimetto indietro, quindi prendo un po' di stand'olio e lo mischio al colore. Lo stand'olio lo troverete molto molto appiccicoso e donerà una brillantezza straordinaria al colore. E adesso vediamo la resa. Bene, diventa un olio. Anche come resistenza, come attrito, come pesantezza del pennello, con lo stand'olio automaticamente ha la stessa identica consistenza di un normalissimo olio. Con la differenza che anche questo stand'olio, vi faccio vedere qui, è solubile in acqua, quindi se io intingo il pennello e mi stiro il colore, lui continua a fare il suo dovere, quindi si porta dietro di sé il pigmento del tubetto, il colore, e copre. E questo vi permetterà quindi di continuare a fare e di continuare ad usare il colore nella stessa medesima maniera di come si usano i colori ad olio. Perché quindi è importante avere i medium qua? Perché voi mi direte, Ombretta, ma scusa, se il colore si diluisce in acqua, come per gli acrilici, a meno che uno non lo voglia fare asciugare più rapidamente, perché si dovrebbe usare un medium? Perché il medium vi permette di continuare ad usare la vostra tecnica pittorica. Un grasso su magro potete continuarla a fare miscelando le diverse quantità di medium via via che andrete a porre strati successivi sul vostro quadro, quindi non vi modificherà la tecnica di immissione del colore ad olio. Potrete usarlo uguale come usate i colori ad olio tradizionali, perché di medium ce ne sono una gamma veramente veramente vasta che consentono la stessa lavorazione che si fa con i lavori ad olio tradizionali. Ripeto, unica differenza con lo stand'olio, vedete il pennello, tanto per farvi capire, il pennello rimane più sporco di colore, si pulisce meno facilmente. In questo caso dovrete usare il sapone per pulirlo definitivamente, quindi acqua e del sapone di Marsiglia, semplicissimo, e potrete naturalmente avere il vostro pennello in ottime condizioni. Qui ho messo sul viola un po' di stand'olio, vedete? Molto molto bello e sicuramente molto più vivido al momento della posizione, quindi vi fa vedere quella che può essere anche la resa finale. Molto bello, colori bellissimi. Il primo pregio di questi colori, allora, se io sono un amante dell'olio, quindi se io dovessi dire il perché usare questi piuttosto che i classici colori ad olio, ve lo dico di là, venite con me. Proprio belli questi colori, non credete? Risolvono notevoli problemi. Vi dico sinceramente che nella stanza non c'era nessunissima puzza, ma neanche nessun odore, cioè non hanno un odore, sono inodore totalmente. E anche il medium, lo stand'olio, non ha neanche quello nessun odore. Di solito i colori ad olio puzzano più per i medium che si usano che non per i colori stessi. La bellezza di questi colori è la loro possibilità di utilizzo. Sì, sono dei colori ad olio, quindi rendono maggiormente pregiato il vostro lavoro, perché io sono una di quelle che pensa che un quadro ad olio sia sicuramente superiore che un quadro ad acrilico.
per tecnica, per lavorazione, consente tutte le lavorazioni che si fanno con i colori ad olio, ma lo consente grazie alla gamma di medium che la Winsor & Newton ha messo a disposizione, cioè ha ricreato quasi tutti i medium che ha, o tutti i medium che ha per i colori ad olio, anche per i colori ad olio solubili in acqua. Con i medium questi colori diventano veramente, veramente uguali ai colori ad olio, molto molto simili. Sicuramente per chi ama dipingere ad olio, per chi ama quell'odore caratteristico, per chi è affascinato proprio da quella mestica di odori, consistenze, questi sono molto differenti, nel senso che mancano di tutta quella partecipazione corporea che anche l'olfatto ha nel procedere ad un lavoro, e anche quella vischiosità del colore, questo un pochino manca finché non aggiungete il medium. Nel momento in cui, come avete visto nel video, aggiungete il medium, il colore diventa più pastoso. Perché? A chi consiglio gli artisan della Winsor & Newton? Allora, li consiglio a tutti coloro che fino ad oggi hanno lavorato ad acrilico e vogliono passare all'olio. Questo è un ottimo momento di tramite perché hanno una lavorabilità molto simile nell'immediato all'olio, con molte caratteristiche all'acrilico, con molte caratteristiche che trasportano appunto all'olio, quindi questa tempistica più lunga nella lavorazione, tempi più lunghi di asciugatura, la possibilità di mestiche molto molto più intense che non con l'acrilico, i medium infiniti che invece gli acrilici non hanno, la solubilità dell'acqua aiuta tutti coloro che per esempio sono allergici, tutti coloro che per esempio vogliono dipingere in casa ma non sono impediti proprio dalla puzza dei colori ad olio, tutti coloro che hanno dei bimbi piccoli. Io ho dipinto con Enzo vicino e questo non ha intaccato minimamente la sua salute, né la salute di chi lavora, perché la trementina alla lunga può dare problemi, insomma il petrolio alla lunga può dare problemi, l'inalazione continua di questi materiali può essere fastidiosa o possiamo passare dei momenti in cui siamo più o meno intolleranti a questo tipo di odori. La resa è buona, rimangono vividi molto se usati con i medium, appassiscono un po' di più questi colori se abbondate di acqua, ma lo dice anche la Winsor & Newton stesso nell'opuscolo, di non eccedere troppo con il medium, inteso in questo caso con il solvente, inteso in questo caso come l'acqua, perché il colore naturalmente perde, si acquerella e quindi si destabilizzano le componenti essenziali di cui è costituito. È un ottimo prodotto, facilissimo. Altra cosa, io facendo la prova che avete visto insieme ho sporcato la cucina, ho preso un panno, il sapone ed ero lì subito a pulire, per pulire i pennelli un attimo, sapone di morsiglia, acqua e i pennelli sono tornati splendidi, quindi tutto questo è un incentivo a cominciare una carriera da pittori ad olio con gli artisan. Naturalmente questo non preclude l'utilizzo anche di altri colori, certo su questa tela se usate gli artisan dovete usare solo questi, non si possono mescolare con i colori ad olio perché uno ha un medium ad acqua e uno ha un medium ad olio e quindi automaticamente non sono compatibili insieme sulla stessa tela, non ve lo consiglio. Ottimi per le velature, quindi nell'acquerellarli o maggiormente nel mettere maggiore acqua vedranno fuori delle velature stupende come avete visto anche nel video, si prestano anche per la pittura materica. Buona elasticità, insomma, e ottima pigmentazione, come avete potuto vedere. Insomma, dei buoni colori, un'alternativa per chi fino ad oggi non ha potuto dipingere con i colori ad olio, o non ha saputo, o non ha voluto. Un buon metodo per imparare, un buon metodo per chi non può colorare, dipingere con i colori ad olio, un buon prodotto che adesso arriva a casa vostra. Adesso vi faccio vedere, avete già visto cosa mi sono arrivati, cosa mi è arrivato. Allora, prima che combini un disastro. 6 colori da 37 ml. Il costo di questi colori, per chi volesse, si aggira tutto intorno di questa misura, quindi 37 ml, intorno ai 5-6 euro. Mentre tutti i medium e le vernici in questo formato, costano quasi tutti sui 6,90 euro, quindi intorno ai 7 euro. E allora vi arriveranno 6 colori. Qui e sono i colori che vi ho già descritto all'interno della dimostrazione. L'olio di cartamo che non ho usato, quindi è nuovo, mi direte voi com'è.
Lo stand'olio invece è quello che ho usato ed è ottimo, rende il colore veramente veramente uguale all'olio nella manipolazione, e quindi poi anche questa non l'ho usata, una vernice satin, una vernice satinata, mi farete sapere voi com'è. Bene, anche perché per la vernice, come sapete, dovrebbero passare 6 mesi e io non ho avuto il tempo di stare lì a fare la prova, ma comunque, conoscendo, voi lo sapete, della Winsor & Newton ve ne ho sempre parlato, indipendentemente dal fatto che oggi mi abbiano mandato questi prodotti, il loro liquid, diciamo che lo consumo come fosse latte fresco, insomma ve l'ho sempre consigliato e mai me l'hanno regalato, e neanche questa volta, mannaggia, ve l'ho anche già regalato in un video precedente, ci sono rimasta malissimo non aver trovato il liquid nel pacco, comunque mi sarebbe piaciuto tanto perché ne consumo veramente litri. Poi cosa dirvi? Gli acquarelli della Winsor & Newton uso solo quelli, diciamo, quindi è una ditta di cui mi fido molto, per questo vi consiglio questi prodotti, e poi con questa linea risolvono una serie di problemi non indifferenti per tutte le persone allergiche, intolleranti, quindi è un valido prodotto. Se invece volete ricevere proprio questi, proprio il dono della Winsor & Newton, non dovete fare altro che lasciare un solo commento sotto al video, uno solo, uno e uno solo, perché così a me viene più semplice estrarre, e essere iscritti anche alla mia pagina di Facebook. Queste semplici due regole da osservare e avrete tempo sino al 30 di questo mese, quindi fino al 30 maggio, il 31 procederò all'estrazione. Il 30 maggio a mezzanotte il giveaway avrà termine, avete un bel po' di tempo per vincere questi bei premi, è un bel premio, ragazzi, quindi provateci e in bocca al lupo a tutti. Ringrazio la Winsor & Newton per avermi mandato questi campioni da provare, che invece sono full size, non sono campioni, con tutti i prodotti che mi saranno inviati, già che stiamo cominciando questa tradizione, ve lo dico, io non li terrò per me, li regalerò a voi, perché io non ho nessun motivo, se mi piacciono naturalmente, se non mi piacciono non ne parlerò mai, ma se mi piacciono invece avrò piacere di regalarli a voi, per togliere di mezzo tutti quei cattivi pensieri secondo cui una può tenere un canale per ricevere qualcosa dalle aziende. L'azienda ovviamente non mi ha pagato minimamente, ci mancherebbe, tutto questo lo troverete nei disclaimer sotto al video. È solo un modo per conoscere nuovi materiali che con tutto il cuore vi dono, quindi per riceverli ormai sapete cosa fare e leggete il regolamento qua sotto nel box informazioni. Per ulteriori informazioni troverete una recensione più tecnica sul mio blog, il blog anche questo, il link lo troverete qua sotto o sulla home page del canale, anzi da questo lato, nella parte a sinistra del canale, quindi andate lì e cliccate direttamente sul segnetto del blog e andrete lisci lisci a leggervi la recensione più tecnica. Lì troverete le tavole di colori, potrete conoscere tutta la gamma, vedere avere una lettura più ordinata, perché i pensieri orali si affollano e quindi magari qualcosa si perde. Lì troverete veramente tutto. Basta parlare, è durato tantissimo questo video. Dobrette d'arte per te, tutto, arrivederci e in bocca al lupo!